Altri 45 posti letto per i cittadini senza dimora sono stati disposti per fronteggiare l'emergenza freddo a Napoli. Di questi, 25 saranno allestiti nel teatro del dormitorio pubblico ed altri 20 nella tenda riscaldata che sarà installata presso il binario della solidarietà. I posti letto saranno operativi da domani, 1 febbraio, e saranno mantenuti fino a marzo. La decisione, adottata dalla Giunta, fu proposta dell'assessore al welfare, Luca Trapanese, raddoppia la disponibilità riservata all'accoglienza dei più bisognosi. Questi ulteriori posti si aggiungono a quelli già messi a disposizione dal principio dell'emergenza: 15 nel centro Tanucci, 20 nel dormitorio pubblico comunale al secondo piano e altri 10 sempre nel dormitorio pubblico al piano terra, con un'accessibilità anche senza documenti. In totale quindi 90 posti letto extra per contrastare in maniera efficace e costruttiva l'emergenza freddo. Si struttura così sempre di più per i cittadini senza dimora un servizio che guarda le persone, che mira a interagire in maniera diretta, costruendo un rinnovato rapporto di fiducia con i servizi sociali e le unità di strada che lavorano ogni giorno sui territori. Questo sistema straordinario di accoglienza ha dato la possibilità all'equipe multidisciplinare presente al centro di prima accoglienza del comune di intercettare e inserire in maniera stabile e definitiva utenti nuovi che solo per l'emergenza freddo si sono fatti avvicinare e sono così entrati nelle strutture. La nuova strategia di accoglienza messa in atto per il piano freddo di quest'anno è motivata alla necessità di costruire con gli utenti bisognosi nuove relazioni di fiducia, offrendo sempre più servizi personalizzati e che diano agli utenti benefici duraturi, oltre che immediati, per rispondere all'emergenza, ha spiegato l'assessore Luca Trapanese. Un'accoglienza più efficace è basata sulle necessità complesse dei fratelli senza dimora, che sostituisce quella impersonale e inefficace prevista precedentemente all'interno delle stazioni metro.